Domenica 9 maggio 2022, un giorno pieno di luce, di speranza, bel tempo. Evviva, evviva, cosa ho di fronte a me? Che cosa ho di fronte a me? Ecco, il treno si chiama Treno 96135. È il nome del treno speciale. Oggi vado a Lecco. Punto di domanda: con questo treno o la costiera di Cech? Mi chiedo, in questo momento sono colico. Ora nasce in me un bel viaggio, oltre il viaggio di tutti i giorni, sempre con le carrozze uguali. Oggi c'è la novità a Colico, in fondo al lago di Como, dove ci sono queste belle nubi sparse che danno vita ai cocuzzoli delle montagne. Io sono qua in questa bella cittadina di Colico, diciamo pure cittadina perché si è ampliata notevolmente in questo periodo. Vedo di fronte a me il treno, lo chiamerei 100 porte, ma qui mi hanno indicato treno 96 135. Ah, lo devo dire al Sandro, al mio compagno youtuber, che tutti i treni lui li conosce. Devo dare la notizia che oggi sono qua a Colico e intanto lo saluto, Sandro, a vedere questo treno d'epoca, del tempo che fu. Ma devo dire che vorrei andare alla costiera di Cech, ma la direzione di questo treno ancora non è decisa. Ebbene, c'è oggi e domani, 8 e 9 maggio 2022, sono qui a Colico, tra i cocuzzoli delle montagne innevate. Sto aspettando altre persone, sto aspettando anche Luigi di Novate Mezzola, che venga a vedere questo treno vicino a casa sua, dove la direzione da Chiavenna qui è molto vicino. E poi c'è un'armonia tale, diciamo pure disarmonia tale, di tre epoche, tre treni appartenenti a tre epoche differenti. Quell'ultimo molto colorato, devo dire che l'ultimo Donizetti Caravaggio molto colorati mi piacciono, però per finire che stufa quel colore lì verde acido blu, e devo dire che ammira più la sensazione eterna. A vedere questo treno è color carbone, infatti andavano con quel materiale lì. Oggi sono qua, sono contento, è stato per me una sorpresa a vedere questo treno della FS, e mi hanno scritto benissimo il numero. Ah, c'è scritto anche là il numero, poi lo ripeto ancora, l'ho già detto prima. Ma là c'è scritto un numero un po' più lungo di quello che mi ha scritto la signora dello sportello. C'è scritto FS 50 83 93 18 356 3D. Ma vediamo, io vorrei proprio sapere il nome di questo treno qua, che di fronte a me al terzo binario, anzi al quarto binario, che ora attraverso nel sottopassaggio nuovo, vado a vedere più da vicino com'è la partenza di questo treno. Oggi sono lieto di essere qua a Colico, dove primeggiavo in me la gioventù 40 anni fa, ma rivivo in me un senso potenziale di capire bene le cose della vita, della percorribilità dell'esistenza attraverso i binari dei treni.